Se sarai acqua brillerai, se sarai ciò che sarò. Do maggiore, indice al primo tasto della seconda corda. Il primo giro di accordi della prima strofa è così. Allora, innanzitutto per due volte Do maggiore e Mi minore. Uno a vuoto, uno, un, due. Amici miei, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Nel tutorial di oggi studieremo Ovunque sarai di Rama, canzone che ha proposto alla 72esima edizione del Festival di Sanremo. Canzone molto 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 bella. Per prima cosa vedremo quali sono tutti gli accordi della canzone e poi studieremo tutti gli altri aspetti, lo strumming, tutti gli accordi per ogni sezione del brano, eccetera eccetera. Però prima di iniziare a studiare la canzone vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube e di attivare anche la campanellina, così ogni volta che pubblicherò nuovi video, nuovi contenuti, vi arriverà proprio la notifica che vi avvisa e così sarete sempre aggiornati su tutto. Bene, cominciamo subito. Do maggiore, indice al primo tasto della seconda corda, medio al secondo tasto della quarta corda e anulare al terzo tasto della quinta corda. La minore, indice al primo tasto della seconda corda, anulare e medio entrambi al secondo tasto rispettivamente della terza e quarta corda. Sol maggiore, anulare e medio entrambi al terzo tasto rispettivamente della prima e sesta corda, indice al secondo tasto della quinta corda. Mi minore, anulare e medio entrambi al secondo tasto rispettivamente della quarta e quinta corda. Fa maggiore, barré con l'indice al primo tasto, medio al secondo tasto della terza corda, mignolo e anulare entrambi al terzo tasto rispettivamente della quarta e quinta corda. Se vi risulta difficile fare il barré, potete sostituire il Fa maggiore con il Fa major 7, che praticamente da qui basterà spostare l'indice al primo tasto della seconda corda. Ed ecco il Fa major 7. Un altro accordo che incontreremo nel brano è il Fa minore. Praticamente ve lo faccio vedere dal Fa maggiore. Da qui basterà togliere il medio. Re minore, indice al primo tasto della prima corda, anulare al terzo tasto della seconda corda e medio al secondo tasto della terza corda. Per quanto riguarda la mano destra, potete utilizzare questo strumming pattern. Allora, dovete pensarlo in quattro pulsazioni. Sulla prima pulsazione fate una pennata verso giù. Sulla seconda pulsazione fate una pennata verso giù ma a vuoto, cioè senza suonare le corde. Sulla terza pulsazione fate una pennata verso giù nuovamente effettiva, cioè suonando, e sull'ultima pulsazione fate due pennate, entrambe effettive, una verso giù e una verso su. Quindi uno a vuoto, uno, un, due, uno a vuoto, uno, un, due. Cominciamo vedendo la prima strofa. Il primo giro di accordi della prima strofa è così. Allora, innanzitutto per due volte Do maggiore e Mi minore. Dopodiché Fa maggiore, Sol maggiore, Re minore e Sol maggiore. Il secondo giro di accordi, sempre della prima strofa, è così. Do maggiore e Mi minore una sola volta. Dopodiché Fa maggiore, Sol maggiore, poi La minore, Sol maggiore, Fa maggiore, Do maggiore, Re minore e Sol maggiore. Se sarai vento canterai, se sarai acqua brillerai, se sarai ciò che sarò, e se sarai tempo ti aspetterò per sempre. Se sarai
casa. Ma se sei senti il ritornello, ragazzi, è così. Innanzitutto, per due volte, do maggiore, mi minore, la minore, fa maggiore e fa minore, che da qui basterà togliere il medio. Dopodiché, do maggiore, mi minore, la minore e sol maggiore. Ovunque sarai, ovunque sarò, in ogni gesto io ti cercherò. Se non ci sarai, io lo capirò, e nel silenzio io ti ascolterò. Adesso abbiamo la seconda strofa e poi lo special, ma li studiamo insieme, così vediamo come sono collegati. Cominciamo dalla seconda strofa. Il giro di accordi è così: per due volte do maggiore e mi minore, poi fa maggiore, sol maggiore, fa maggiore, sol maggiore, do maggiore e sol maggiore. Lo special è così: mi minore, fa maggiore, sol maggiore, la minore, sol maggiore, fa maggiore, do maggiore, re minore e sol maggiore. Se sarò a terra mi alzerai, se farà freddo brucerai. Anima un colore e ogni lacrima un nome. Se tornerai qui, se mai lo sai che io ti aspetterò. Adesso, ragazzi, c'è nuovamente il ritornello, ma è inutile che lo vediamo perché è esattamente come già l'abbiamo visto. E poi l'ultima parte da vedere è praticamente la chiusura, la parte conclusiva, che sono semplicemente i tre accordi, ovvero la minore, sol maggiore e do maggiore. Se sarai vento canterai. Bene, per oggi è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, se così fosse lasciate un bel like e mi raccomando condividete il video. Ah regà, basta un click, ci mettete un secondo, ma lo sapete, per me è importantissimo perché con le vostre condivisioni mi aiutate a far crescere il canale. Come sempre vi ringrazio tantissimo per la visione e io vi aspetto al prossimo video, ciao!